Ragazzi, prima di cominciare il video voglio dirvi una semplice cosa. Oltre a ringraziarvi per tutto il supporto, tutte le iscrizioni che mi stanno arrivando ultimamente sul mio canale, siamo arrivati veramente veloci a 600 iscritti, voglio dirvi anche un'ulteriore cosa. Dato che molti mi state chiedendo un video sulla mia postazione, quindi anche dove spiego i componenti del mio computer e dove li ho trovati, chiedo a tutti voi di arrivare a 650 iscritti. Lo so, sono tanti, ma tutti voi potete mettervi d'accordo, condividere il canale e possiamo anche arrivare a 1000 volendo. Ma per adesso mi accontento anche solo di 650. Adesso vi lascio il video e buona visione. Eccoci di nuovo qua, ragazzi, su Minecraft. Io sono Iman e oggi siamo qua nel terzo episodio. Allora, vi devo spiegare un attimo quello che è successo nel momento in cui io non ho registrato. Cioè, in realtà ho registrato, ma mi è andata via la registrazione. E lì avevo fatto buona parte della casa, no? Che adesso voi vedrete, però non l'ho ancora finita, quindi posso ancora finire la casa. E nel tempo, nella registrazione, sono anche andato a prendere i diamanti, che erano 14, se non sbaglio. Prima di farvi vedere la casa, vi ricordo di iscrivervi, mettere like, perché ragazzi, a 15 mi piace, che sarà il minimo per ogni episodio di Minecraft, per un altro episodio su sta serie. Mi raccomando, scrivetemi cosa volete cambiare della casa. Allora, questa sarebbe la casa ormai quasi terminata, perché in realtà tutta questa roba qua io l'ho ripresa. Ma quella registrazione è andata corrotta, non so perché, molto probabilmente non avevo settato bene tutto. E allora è partita la registrazione. Questa è la casa, comunque adesso la faccio vedere. Diciamo che l'ho fatta un po' alla veloce questa entrata, anche se non è neanche male. Però sì, è un po' da migliorare, sicuro c'è sempre qualcosa da migliorare, però direi che non è neanche tanto male, dai. Volevo fare un'altra cosa, quindi, dato che il quarzo non è tanto disponibile, perché prima di andarlo a prendere tutto volevo... piuttosto cambio il progetto, dicevo, volevo fare una roba del genere. Ci abbiamo questa pietra qua che mi piace tantissimo, dunque è questo tipo qua di pietra. A farlo così... la scalinata è troppo lunga, quindi devo in qualche modo farla arrivare su in modo più veloce, diciamo. Andiamo adesso a fare, dicevo, la roba che volevo fare, che è una roba del genere. Quindi al posto del quarzo sopra ci metteremo il quarzo, però ci vorrà un po' prima di metterci il quarzo, quindi rimarrà così per un po' di tempo in più, diciamo. Ok, mi sta iniziando a piacere sta casa e a forza di vederla così, abbastanza bella, dai, mi piace. Poi farò anche un luogo, ragazzi, per gli iscritti, dove magari metterò delle scritte con le persone magari che seguono di più la serie e che mi danno più consigli. Diciamo, una roba del genere volevo fare. Urca, oh, ragazzi, dobbiamo metterci due torce, perché sennò qua mi spawnano i mob qua dentro, E se mi spawnano i mob non è una cosa felice. No, no. Ci mancano ancora 10 pezzi, solo per l'ultima parte, che è questa qua. Direi che non è niente male. Ok, ora devo appena ho la possibilità con il quarzo di fare tutto questo. Ma con il quarzo mi sa che la possibilità ce l'ho tra un bel po' di tempo, però cercherò il prima possibile, ragazzi. Per ora chiuderò qui, in questo luogo, in questo modo, volevo dire. Oh, beh, più o meno, dai, non è chissà che cosa, ma qualcosina. Ok, adesso tocca traslocare tutto. La prima cosa che traslocheremo è il letto. Come vi avevo detto, anche volevo farmi il letto arancione, perché avevo trovato, non ci sono più, ah ok, i tulipani arancioni, che non ho mai trovato nella mia vita su sto gioco, e ho trovato i tulipani arancioni, quindi mi farò il letto arancione. Andiamo quindi, e andiamo a fare una cosa, andiamo quindi adesso a fare il... prima la coltivazione, perché voglio essere far subito la coltivazione, perché comunque ho anche abbastanza roba. Ho la zucca, ho le patate, che non sono da sottovalutare le patate, perché quando le mangio cosa c'è, ti danno molta vita e tutto, quindi non sono da sottovalutare proprio per niente. Quindi andiamo adesso a prendere, mi servono questi, che è la cosa che mi serve per fare tutto il contorno, che sarà una specie di cerchio. Magari a qualcuno gli è già venuta in mente l'idea che voglio fare. A partire da questo pezzo qua, ok? Da questo blocco partirà tutto. Ok, va bene, va bene, va bene. Questo è un po' l'inizio, poi adesso vedrete, perché è una roba veramente grande come coltivazione quella.
forse una tra le coltivazioni più grandi che io abbia mai fatto nella mia vita su Minecraft. Vabbè, anche nella realtà, perché più o meno non ho mai fatto una coltivazione nella realtà, quindi va bene. Guardate che panorama, signori, che panorama. Ah, siamo solo al terzo episodio, abbiamo già la casa, i diamanti, l'armatura, non in diamante, ma comunque l'armatura. E adesso facciamo anche la coltivazione. Cosa volete di più? Signori, abbiamo finito il cerchio. Questo è il cerchio terminato della coltivazione. Adesso dovremmo, in base, mettere tutto. Ok, ho preso una roba come tipo 4 stack, mi pare 1, 2, 3, 4, 4 stack e 3 pezzi di terra. Quindi si spera che riesco a finire la coltivazione entro questo episodio, anche perché spero veramente. Ma è notte, c'è la... Vabbè, va. Allora, ok. Comunque come casa non è assolutamente male, secondo me. A me piace tantissimo. Poi a voi... Non lo so. Guardate un po' lì la coltivazione che sta iniziando a prendere forma. Ovviamente non è grandissima, devo dire, perché comunque, ovvio, mi aspettavo una roba più grande, però come coltivazione iniziale non è male, dai. Ragazzuoli, ce l'ho fatta, finalmente. Ho ricoperto tutto con la terra. Adesso, ragazzi, bisogna trovare il centro di questo luogo, ossia questo. Guardate, abbiamo trovato la parte centrale dove metteremo le cose del genere e faremo una specie di pilastro gigante. Benissimo, questo servirà uno per non perderci. Due, ora come scendo perché muoio. Vabbè, raga, muoio e ritorno qua che vi devo dire. Boom. Se non sbaglio, ci sono 4 punti, quindi 4 divisioni del campo in questo luogo, in questo punto. Ecco qua. Qua salta fuori la prima divisione del campo. Qua salta la seconda divisione del campo. Qua la terza e poi anche la quarta. In questo modo sarà diviso il campo in 4 parti, dove ci potranno essere 4 cose differenti da coltivare. Ok, ragazzi, ho finito completamente la torre. Come potete vedere, siamo altissimi. Meno male che mi sono fatto una specie di pila qua per riuscire a salire e scendere senza morire di nuovo. E la torre, signori, finita è così. Signori, guardate un po'. Olè! Finalmente abbiamo fatto qualcosa di decente. Vabbè. Andiamo a dormire e domani mattina vediamo il risultato con la luce. Eccoci qua, signori. Pronti per il risultato? Oh, guardate che roba. Ora sì che è una torre di tutto rispetto. Ha un senso logico. Logico. Non so parlare. Vabbè. Qua sono io che non l'ho fatto. Lo mantiene. No, non mantiene, non mantiene, non mantiene. Sì che mantiene, raga, ai bordi. Qua non l'avevo fatto io. Mantiene, 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 raga. Fermi tutti, mantiene. Ottimo. Andiamo adesso a zappare tu. Ma io dico, di tutti i villager, tutti da me. Smeraldo per questo. Uno smeraldo per semi di barbabietola. Può essere interessante. Sia fermo lì, che mi servono i semi di barbabietola, perché è una cosa che non ho. Scusi. Ok, perfetto. Oh. Non tiene, non tiene, non tiene i bordi. Non tiene comunque. Un uomo ha chiamato contratto. Allora, no. Alright. Well, guardate un po' che roba. Adesso domani mattina ci svegliamo e vediamo la nostra piantagione non terminata, nel senso terminata, nel senso come struttura che è terminata. La nostra piantagione domani la... iniziamo a piantare il tutto. Quindi adesso non guardiamo ancora, dormiamo e basta. Oh, sì, finalmente. Finita la casa, finita la piantagione. Guardate che roba, signori, ma cos'è? Che cos'è? È una roba bellissima questa piantagione. Epic. Ok, adesso mi servono altre cose. Quindi adesso devo prendere tutto quello che ho, che posso andare a coltivare, e lo vado a coltivare. Allora abbiamo
Ok, non abbiamo chissà quanta roba, ma comunque qualcosina ce l'abbiamo, dai. Iniziamo a coltivare, io direi che... Tanto sembrano tutte le lettiche. Partiamo, non posso coltivare qua, no. Mi serve proprio il luogo dove metterò poi la sabbia per coltivare anche le canne da zucchero. Anzi, le coltiveremo appena possibile lì o da qualche altra parte, perché comunque la carta potrebbe servire in un secondo momento. Ok, questa la prima piantagione, quindi la piantagione primaria che vediamo qua davanti, ci saranno solo grano, ci sarà, quindi per ora qua mettiamo solo il grano. Nella seconda, quindi si sta parlando di questa, metteremo, questa è la zucca, però la zucca non mi piace, perché la zucca ti serve un punto vicino per far la zucca, quindi no, la zucca non la pianteremo. Pianteremo la barbabietola, quella la pianteremo, e ci servirebbero ulteriormente anche le carote e altre robe. Quello però lo potremo fare soltanto dopo aver trovato un altro villaggio. Quindi nel prossimo episodio andremo a trovare un villaggio per appunto andare a fare il tutto. Detto questo ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. L'allevamento lo farò poi in da solo in off-cam, e noi ci rivediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi!